Ciao a tutti ragazzi, oggi si va a fare la 19ª tappa della nostra Vuelta, una tappa che nella realtà misura 191 km, la nostra 167, una tappa dove si pensa che arrivi la volata, ma occhio, magari proviamo a mettere qualcuno in fuga, siccome noi non abbiamo più il velocista, tentiamo di fare qualcosa di diverso come abbiamo fatto 3 tappe fa. Siamo alla partenza, sono con Dance, tenteremo di mettere lui in fuga, ma prima guardate qua Bardet che ha il picco di forma in questa tappa che cioè, non serve a niente per la classifica generale, e giustamente il picco di forma ce l'abbiamo qua. Vabbè, comunque andiamo a fare l'attacco con Dance, cerchiamo appunto di mettere lui in fuga, che ci sono alte probabilità che possa arrivare la fuga in una tappa del genere. Quindi direi vediamo subito se appunto la fuga può andare e con chi saremo. Per ora siamo a 1 minuto e 40 di vantaggio. Attenzione che ci sono tanti attacchi. 1 minuto e 50, no, niente. Si sta riabbassando, avevo detto 1 minuto e 50 mentre era passato 1:30, quindi no. 1:10 è perché siamo in troppi in questa fuga. Guardate qua in quanti. A questo punto gli do di non collaborare, facciamo i furbi. Però è andata così la fuga, quindi ci vediamo al traguardo, vediamo se con Dance qua davanti o se no con qualcun altro dietro nel gruppo. Entriamo ora negli ultimi 10 km, siamo con Bardet, siccome ha un buon picco di forma, cioè tentiamo di andare a fare la volata con Bardet. Cioè fa già ridere così, però ci proviamo, dai. Magari si crea qualche buco, chi lo sa, ne guadagniamo qualche secondino, la vedo difficile però vediamo. Davanti la fuga come vedete sta per essere presa, ho appena dato a Dance di non collaborare, di seguire gli attacchi. E quindi vediamo come si mette la tappa, ovviamente penso che appunto il gruppo riesca a riprenderli questi fuggitivi. Partono degli attacchi, in teoria il nostro Dance dovrebbe riuscire a seguirli, dovrebbe. 7 km, attenzione, non è così scontato che arrivi il gruppo, sinceramente. Intanto diamo il gelbro a tutti, ora andiamo a prendere anche noi con Bardet. Proviamo in questa curva ad avvantaggiarci. Se si riesce, no, non ci siamo riusciti, nulla da fare. 5 km all'arrivo. Davanti, attenzione, attenzione. Non è ancora detta che non arrivi la fuga. Oh, attenzione qua per guardare il distacco della fuga, stavo andando a schiantarmi. 4 km. Per ora si sono abbastanza piantati, 3 km. Sapete che forse devo andare con Dance? Sa che decisamente devo andare con Dance. Ora però a Bardet gli diamo fra poco, non so, qualcosa perché ho paura che poi si crei il buco. Vabbè, vediamo. E decisamente può arrivare la fuga. Può arrivare. 2 km. Siamo lì, siamo lì. Attenzione a De Laplace che tenta di anticipare con una volata lunga. Occhio, proviamo a rispondere. Andiamo subito a prendere il gel rosso. A questo punto vado a dare a tutta la squadra, guarda, di fare il ritmo al 110 giusto perché non si stacchino meno. Gel rosso, gel rosso, gel rosso. Dai, andiamo, 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 andiamo. Tentiamoci. Sono partiti lunghissimi tutti. Dai, per favore. Per favore. No, nulla da fare, nulla da fare. Finiamo in quinta posizione, vince la tappa Aiking. Quindi vince la tappa Aiking davanti a Kron, terzo Calmejan, noi arriviamo quinti con Dance, quindi un altro buon piazzamento per Dance dopo la sesta posizione di 3 tappe fa. Quindi vediamo la classifica generale che ovviamente non cambia niente, Roglic è sempre in testa, noi siamo sempre quinti a 7 minuti e 41 appunto da Roglic, maglia pois Roglic 86 punti, 80 Barguil, 78 il nostro Arensman, maglia verde 360 per De Mar che è in testa, noi il nostro
Il primo dei nostri è Bardet in decima posizione con 113 punti. Maglia bianca, siamo quinti con Arensman. Classifica squadre, siamo sempre sesti a 40 minuti 17 dalla Ineos. E nella classifica combattività, sempre Roland a comandare, noi siamo terzi con Arensman perché Calmejan ci supera e passa lui secondo. Quindi io vi do appuntamento a domani per la penultima tappa di questa Vuelta. Ciao ciao a tutti!